Power Your World, Ioniq 5, 100% elettrica. Superauto, concessionaria ufficiale Hyundai, per le province di Siena e Grosseto. Buonasera, buonasera a tutti e proseguiamo nel nostro giro dei 10 capitani che prenderanno parte alla carriera del 2 luglio 2023. Questa sera siamo nella nobile contrada dell'Aquila con il capitano Marco Antonio Lorenzini, che saluto e ringrazio. Buonasera capitano. Buonasera. Buonasera. Mi permette di aggiungere anche il soprannome Acco, perché comunque sia... Io ritengo che il soprannome goliardico è parte della tradizione senese, quindi mi piace comunque tenere di conto queste cose. Penso anche per lei sia un motivo di orgoglio, dai. Tutti mi amano così, quindi non è un problema. Quindi è sicuramente una parte fondante della sua vita, diciamo così. Ecco, oggi però parliamo di contrada, parliamo di Palio. Dunque, si rivede l'Aquila dopo 4 anni, perché... c'è stato di mezzo anche il Covid, che ha reso poi questo intervallo ancora più lungo. Si rivede l'Aquila senza l'avversaria in piazza, quindi c'è un grande vantaggio quest'anno. È un grande vantaggio di dover puntare ad un unico obiettivo, quindi non siamo assolutamente distolti da altre preoccupazioni. L'unica cosa che dobbiamo fare è vincere questo Palio. Assolutamente, assolutamente. Partiamo però un attimino dalla sua persona, il percorso contradaiolo di Marco Antonio Lorenzini nell'Aquila per poi arrivare ad oggi, da quando è stato eletto, ma un po' di tempo fa, capitano della nobile contrada dell'Aquila. È un percorso lungo, perché diciamo che ho percorso varie tappe all'interno della contrada, da fare presidente di società per 3 anni, alcune cariche all'interno della contrada. Ho fatto l'archivista, ho fatto il segretario, queste cose che più o meno da giovani, certo, si fanno un po' tutte. E poi ne parlavo proprio ieri con degli amici, ho passato tanti anni all'interno del mondo del Palio. Ho fatto un rapido calcolo, abbiamo fatto ieri sera, questo è il mio 26esimo anno fra stalla, Mangino, poi nuovamente Mangino e capitano. Sono tanti. Quindi maturato un'esperienza sicuramente importante. Adesso manca il tassello, diciamo, della vittoria, che come tutti sappiamo non arriva dal 1992. Ci sono addirittura persone che non hanno ancora visto vincere l'Aquila sul campo, anche persone di 30 anni, perché se consideriamo che sono 31. Quindi una responsabilità grande, ma allo stesso tempo un onore. Sì, sicuramente. Guarda, io ho sempre detto che devo ringraziare la nostra contrada, perché non ti mette la giusta pressione addosso. Certo. Non, veramente stiamo vivendo molto bene questo periodo, specialmente questo di avvicinamento a questa Palio. C'è una grande euforia, una grande consapevolezza di poter far bene. Quindi sì, è un peso, però è veramente un grande onore. Un grande onore. Quanti Pali ha corso da capitano? Dunque, da 2014, quindi mi sembra siano 8. Sì, quindi insomma, questo è il nono, insomma, abbiamo visto anche monte importanti, cavalli importanti. Oppio è stato un cavallo vittorioso con Giovanni Azzeni, ricordiamo comunque non andò bene quel Palio, e l'ultimo invece era con Stefano Piras e Totu Goddu, se non sbaglio. Esatto. E fu un Palio positivo, con uno Stefano Piras all'esordio, vinse la Selva, ma rimane comunque quella prestazione da parte di Scangeo. Sì, allora, sai, per me quali positivi si vincono e basta. Però sicuramente è stato un Palio che nei 4 giorni ci ha dato delle belle sensazioni, perché si vedeva una accoppiata in crescita, quindi scoprire un nuovo fantino, un nuovo cavallo, che anche per lui era all'esordio. Poi purtroppo l'esito è stato quello che è stato, perché chiaramente poi sai, tutto cambia nel momento che entri fra i canapi, sei ottavo, nono, la pantera di rincorsa, nonostante tutto è riuscito Piras a partire, però è chiaro, ti trovi in posizione un po' più defilate, ha fatto
il suo palio di rimonta, però purtroppo non è stato sufficiente. Assolutamente, però. Esatto. E quest'inverno, questo lungo inverno, perché voglio considerare proprio tutti i 4 anni, come è stato, come è passato? Ma bene, dopo la grande delusione dello scorso anno, perché lo scorso anno a luglio tutti credevano che non si incontrate, tutti dovevano correre, però io dicevo guardate che qualcuno poi purtroppo ci rimane male perché certo. Qualcuno non esce, e quindi c'è stata una grossa delusione da quel punto di vista. Però la contrada, come dicevo prima, ha vissuto molto bene, c'è stata una bella invernata, tanti giovani, tanto entusiasmo, tanta partecipazione alle varie attività della società, insomma bene. Molto bene, bene, molto bene. Adesso andiamo all'attualità, questa carriera che sta per arrivare, manca meno di un mese. L'Aquila, sappiamo, non ha la pantera in piazza, quindi qual è l'obiettivo di Capitan Lorenzini in vista soprattutto del lotto dei cavalli? No, io lotto dei cavalli, ma mi sembra un po' di parlando con i miei colleghi, se ci sono tutti i cavalli che si prospettano, ben vengano. Quindi un lotto, essere un lotto di cavalli esperti, un lotto anche alto. Sì. Quindi vi sta anche il vantaggio dell'avversaria che non è in piazza. Per quanto riguarda il Parco Monte, i rapporti con Giovanni Azzeni rimangono, i rapporti con Stefano Piras rimangono, si può ripartire da questi due? Sì, sicuramente, non avendo corso in questi ultimi 4 anni, nello scorso anno, insomma, ecco, non è che c'è stato motivo di modificare alcunché, anche perché nel frattempo mi sembra che TT abbia consolidato la sua posizione tra i migliori fantini di piazza, e quindi sarebbe una follia cambiare strada. Insomma, certo. Ecco. Jonathan Bartoletti invece? Ma Bartoletti molto bene, io se dovesse essere in discussione la monta fra TT e Bartoletti, ma magari certo. Sarebbe perché un consenso. Perché ecco. No, perché no? C'è un cavallo in particolare che l'ha presa quest'anno, se c'è anche magari qualche novità? Ecco. Allora, io credo, come anche qui ho avuto modo di dire, secondo me, a parte i cavalli di nome, io non mi meraviglierei se dovessimo trovarci di fronte a qualche sorpresa in positivo di altri cavalli che secondo me, magari ecco, vedendoli, le prove di notte, la tratta, però hanno delle potenzialità, secondo me non hanno nulla da invidiare ai cavalli di nome. Poi, come sempre, influisce molto anche come il cavallo affronta 4 giorni di palio, quindi può darci, che noi li vediamo, finora li vediamo una corsa e poi ritornano, certo. Può cambiare molto. I cavalli si possono sia per il fondo sia per le abitudini, e quindi quello poi lo possiamo vedere soltanto al momento. Assolutamente. Tornando diciamo in casa vostra, essendo che manca meno di un mese, il popolo inizia a fremere? Il popolo freme positivamente, però si dà specialmente ai ragazzi, sono veramente, c'è tanto entusiasmo. Sono bei momenti, dai. Sì, ma assolutamente, io ho sempre detto che io ringrazio, non finirò mai di ringraziare la mia contrada perché insomma, mi fa vivere veramente dei momenti emozionanti. Che tipo di persona e che tipo di capitano è Marco Antonio Lorenzini? Sono una persona molto, molto, molto lineare, molto, molto forse anche un po' troppo trasparente. Così come da capitano, io ho sempre detto che non, alla fine il palio non differisce molto dalla vita. Quindi non scinde le due cose? No, assolutamente, anche perché mi prende abbastanza il lato palio, quindi c'è una commistione totale. Totale, sicuramente, sì. Sicuramente. Però ecco, diciamo che il modo di comportarsi secondo me non può cambiare. Cioè, come uno si comporta nella vita deve comportarsi nel palio, e se uno poi si comporta bene alla fine credo che tutto torni. Anche in quei 4 giorni fatidici? Sì. Soprattutto. Ecco, come passerà quei 4 giorni mentalmente? Ma io spero bene, spero con leggerezza, mi auguro un palio, tanto poi tutto dipende dalla fortuna, però mi piacerebbe
vivere un Palio veramente dove tutto scorre bene fino alla fine. Ecco. Ecco, ovviamente glielo auguriamo, capitano. Allora, andiamo adesso, siamo giunti in chiusura del nostro appuntamento con i 10 capitani. Prima di lasciarci vogliamo vedere un Palio insieme a Marco Antonio Lorenzini. Ha scelto il Palio del 2 luglio del 1981, vinto naturalmente dall'Aquila. E il fantino era Silvano Vini, detto Bastiano, e il cavallo era un cavallo storico come Rimini. Capitano era Gilonimo Brandolini d'Adda. Perché ha scelto questo Palio? Allora, ho scelto questo Palio perché intanto, purtroppo, tutti gli ultimi pali ricordano la mia gioventù, avevo 20 anni nel 1981, però mi è piaciuto individuare questo Palio perché secondo me è un Palio che dimostra che con la caparbietà si riesce ad arrivare all'obiettivo. Quindi un Palio dove l'Aquila è partita ultima, è riuscita a superare 9 contrade a cavallo fino a vincere bene, quindi credo che rappresenti un po' anche il nostro spirito. Com'era quella Siena all'età di 20 anni? Era bella. È cambiata. Erano belli 20 anni. Era l'età. Molto bene. Allora io ringrazio il capitano della nobile contrada dell'Aquila, Marco Antonio Lorenzini, per la disponibilità e le auguro naturalmente un buon Palio. Ci lasciamo guardando invece il Palio del 2 luglio del 1981. Grazie mille, capitano. Grazie a voi. Lo svolgimento, se la chiocciola si decide a entrare o no, è entrata affiancata, è partita in testa la giraffa, segue il bruco, la chiocciola, la pantera all'esterno. La giraffa sta conducendo il primo giro a San Martino e sta conducendo seconda è Pantera, terzo Bruco, quarta Oca, quinta Aquila, sesta Civetta. Ed ecco la giraffa sempre in prima posizione che sta galoppando molto forte. La Pantera in seconda posizione, terza è l'Oca, quarto Bruco, quinto Aquila, sesto Leocorno, la chiocciola, Civetta, il drago in nicchio, sempre sta conducendo la giraffa, in seconda posizione l'Oca, sta rinvenendo molto forte il Bruco che si è appoggiato all'Oca e l'Aquila che sta venendo forte, l'Aquila con Bastiano che sta buscando il suo cavallo, si sta portando in testa al terzo giro del San Martino. Questo palio